Bentrovati. Oggi interpreterò una poesia di Edoardo Sanguinetti. È una poesia che è un po' surreale e penso che ci sia anche una leggera ironia che è espressa molto sapientemente nei versi. È una poesia un po' diversa dal solito e spero che vi piaccia. Se d'amore si muore, siamo morti. Se d'amore si muore, siamo morti noi. Siamo un romanzo d'appendice in atto. Anzi, siamo un romanzo nazional popolare, ma calibraticamente camuffato da romanzetto rosa. Anzi, siamo un romanzo osé. Un rosé. Anzi, una coppia di vegeti, di vegetanti vecchietti. Torchiati nel rapido torchio delle nozze d'argento, a un passo, un pelo, appena da un romanzo nero. Siamo un romanzo rosso, quasi, e noi facciamo, parliamoci chiaro, pena piena e pietà. Comunico le coordinate necessarie. Torno da Como, è il 26 settembre, sono le 21:37. Ho chiesto il conto al ristorante, prenderò il rapido delle 21:50. E ti ho capito, è tutto. Perché? Per te? Per me? Non è possibile sopportarla più oltre, questa ambivalenza insolubile nel vino della vita che viviamo. Questa vita, anzi, la vita, annacquata, innacquata. E se ti dico, e se ti scrivo, che non sono altro che un contemporaneo. A capirmi, a capirci. Se va bene, abbiamo in tutto e per tutto il 25% dei nostri eredi naturali allo stato attuale delle cose. Così, con tanti auguri, ti aggiungo poi che noi, se d'amore si vive, siamo vivi. Ecco, mi piacerebbe sapere la vostra opinione su questa poesia senz'altro originale di Sanguinetti. Noi ci vediamo alla prossima.